biscottini senza lattosio, ma anche senza glutine e senza zucchero aggiunto. Sono dei biscottini facilissimi da realizzare, sono pronti in un attimo. Ho utilizzato una miscela casalinga, ma potete utilizzare qualunque mix per pasta frolla usiate normalmente, con o senza glutine, scegliete liberamente voi. Seguitemi in cucina e vediamo come l'ho preparato. Questa miscela casalinga che ho utilizzato è tratta dal mio libro I miei dolci senza glutine, 99 ricette senza glutine e senza mix commerciali in vendita su Amazon in versione Kindle, cartacea a colori e cartacea con copertina a colori e foto interna in bianco e nero. Qui sotto in info box vi lascio il link diretto in caso siate interessati a dargli un'occhiata. Ho iniziato versando questa miscela dentro una ciotola, poi ho aggiunto lo zucchero, in realtà questo è eritritolo che ho macinato finemente, il più finemente possibile. Poi ho aggiunto la margarina a cubetti, ma potete utilizzare anche del burro delattosato o del burro normale se non avete problemi con il lattosio. E infine un cucchiaino di estratto di vaniglia. Potete usare i semi di una bacca o, se vi fa piacere, la vanillina. Ho miscelato bene tutto con le mani e poi ho aggiunto due tuorli di uova medie. Potete utilizzare il mixer e farete questo lavoro in pochissimi minuti. Ho miscelato fino a quando ho ottenuto questo composto che somiglia a plastilina, la classica pasta frolla, perfetta come consistenza. In questo caso, visto che la margarina ha una consistenza un po' diversa, non serve metterla in frigorifero, però potete anche prepararla in anticipo e poi metterla in frigorifero fino al momento di utilizzarla. Basta tirarla fuori dal frigo qualche minuto prima. Ho usato questi stampini, uno è per mini savarene e l'altro è per ciambelline, ma potete utilizzare gli stampini che volete. Questi da mini savarene li ho riempiti con 25 grammi di composto, sono 12 forme per ogni stampo. Invece quello per ciambelline li ho riempiti con 20 grammi di pasta frolla perché sono meno profondi dei primi. Basta affondare bene l'impasto e schiacciare per far aderire bene allo stampo e far prendere bene la forma. A questo punto avete due scelte: o li cuocete subito oppure li potete tenere in frigorifero fino all'indomani. Io li ho cotti subito a una temperatura di 180 gradi in modalità statica per circa 18-20 minuti, dipende dal vostro forno, non meno perché la parte interna potrebbe restare cruda, poco cotta comunque. Una volta cotti li ho sfornati, ho aspettato che si raffreddassero completamente e poi qui vi potete sbizzarrire, potete farcirli come volete. Io avevo sia la crema spalmabile alla nocciola senza zucchero aggiunto, sia la confettura, in questo caso di fragole, senza zucchero aggiunto. Ho usato entrambe, ho fatto la versione a ciambellina con questa crema spalmabile, invece la versione a mini savarin con la confettura. Potete utilizzare quello che volete, se avete marmellata fatta in casa, con o senza zucchero, scegliete voi. Potete usare la crema di pistacchi, come più preferite. Sono veramente buonissimi già anche così. Se volete un tocco di golosità, visto che sarebbe l'unico zucchero aggiunto, potete spolverarli con dello zucchero a velo, oppure se vi piace, ma io non ci impazzisco particolarmente, potete macinare finemente con un macinacaffè l'eritritolo e spolverare con l'eritritolo. Fate voi, sono già buoni così. Questi si conservano come dei classici biscottini svariati giorni al di fuori dal frigo, non serve metterli in frigorifero, sono abbastanza croccanti e restano croccanti per parecchio tempo. Bene,
Questa ricetta è finita, è facilissima, delizierà le vostre colazioni o le vostre merende, anche per l'ora del tè sono perfetti. Se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Questo è un piccolo gesto per voi, ma supporta il mio canale aiutandomi a crescere e a produrre sempre nuove ricette senza glutine e golose per voi. Grazie per la visione e per la condivisione. Alla prossima ricetta gluten free. Ciao!